Benvenuto allo stadio comunale di Montescaglioso. Iniziano i playoff, inizia la semifinale tra Montescaglioso e Melfi. Le squadre sono entrate in campo. Allora andiamo a vedere subito le formazioni di Montescaglioso. Quando ci farà l'importa, Burto, Gambuzza, Logriego e Pizzoleo in difesa. Centrocampo con Pizzoleo, Serve, Sisa, attacco emotivo e Boncermino. Melfi con Della Luna in porta, c'è difesa con Miglionico, Pace, Possidente e Iovara. Centrocampo con Capezzuto, Sidice e Falanga. Attacco con Suriano, Di Senso e Potenza. C'è grande festa qui per il Montescaglioso, il Melfi che ha solo un risultato, vincere. È iniziata la partita. Ancora il Melfi in possesso, la palla allargata dalla parte verso Potenza, e Bona la mette giù, non benissimo però. Poi Potenza prova la finta, recupera, è una buona chance per i Melfi. Sindic. E poi Capezzuto, c'è Soriano vicino a lui, vediamo se lo serve, grande numero, grande conclusione, prova Capezzuto, adesso no, granché, ma arriva la prima conclusione da parte del Messico, Capezzuto che si è liberato bene, poi ha provato un destro, la palla è uscita, poi ancora Pace verso Falanga, recupera e serve Soriano, palla dentro, Capezzuto, Capezzuto! Eccolo il primo gol, con la palla del Messico, arriva proprio nella partita più importante. Arrivano i playoff, fa 1-0 per la squadra giallo-verde. Capezzuto 1-0. Ora Suriano prova a inventare. Arriva il cross sul secondo palo verso Iavara. Posizione buona, vai in area Iavara. Vediamo se tira, tira. Cifarelli para e arriva anche la chance del 2-0 con una gran giocata di Iavara. Possidente con calma, poi grande stile verso Suriano. Alza la palla verso Di Senso, palla lunga, Falanga va ancora in percussione, la tiene molto bene. Vediamo se allarga a destra, sì, Potenza, uno contro uno. Aspetta, poi ancora Falanga, c'è Suriano vicino a lui, e Messi può andare di prima molto bene. Vediamo se tira Sindici, c'è la prova Sindici, Parelli male, Falanga! Falanga! 2-0, altro tiro di Sindici! Male Cifarelli, grande partita e gran gol di Falanga. 2-0 nel Melfi Montescaglioso. Ora Falanga la tiene, grande numero, grande partita comunque, a parte il gol per ora per Falanga, voglia di riscatto anche per lui in questa stagione. Qui Falanga ancora la tiene, c'è Di Senso, vediamo se è 1-2. Di Senso si gira, la parata ci pare, c'era Falanga che voleva l'1-2, c'era lo spazio per darla. Va Sindici, corto verso Falanga, può tirare, vediamo, Falanga va in porta, Cifarelli, c'è stata anche una deviazione, cercato un po' il giro qui Falanga. Fischia l'arbitro, la fine del primo tempo, si va a riposo con il risultato di 2-0 per il Melfi. Occhio al lancio lungo, qui non riesce Possidente, attenzione, c'è Boncermino completamente da solo, ma ancora Migliorico non si passa oggi. Attenzione, Suriano, palla dentro, ancora, palla dentro, Di Senso, e Di Senso! Di Senso per il 3-0! Segna Di Senso, il Melfi fa 3-0 Montescaglioso, sempre Di Senso, la chiude lui, la decide lui probabilmente, 2-3-0! Attenzione, qui Boncermino alla testa, giallo e rosso. Oh, attenzione, incredibile, Boncermino, poi sì, rosso. Incredibile quello che sta facendo Boncermino, incredibile. Un autosombrero, Pizzorella perde. Qui Periale Di Senso lancia verso l'Argentino che rientra, fa l'ostruzione, poi Avarà per chiudere. C'è Suriano, Suriano ancora, Suriano a terra. Non c'è l'intervento del direttore di gara. Preso il pallone, secondo il signor Rago. C'è Di Senso vicino a lui, si inserisce poi. Si va a destra Suriano. Suriano! Suriano! Partecipa anche lui alla festa dei gol. Attacca il Montescaglioso. Palla dentro, Maiorino sul pallone. Poi la palla rimane lì, Maiorino calcio di rigore. Era in ritardo, è rigore netto qui per il Montescaglioso. Da battere Pennacchia. Gol di Pennacchia, gol del 4-1, gol della bandiera del Montescaglioso. Aveva intuito Della Luna, ma non è bastato.
ormai manca poco, 2 minuti di recupero per chiudere. Monte Scaglioso Melfi sono già passati e finisce qui. È storia, il Melfi batte 4-1 in Monte Scaglioso e va in finale dei playoff dove affronterà la Vulto. Partita sontuosa, vittoria meritatissima, squadra in vista di destino. Se vi è una risposta, è arrivata e domenica prossima sarà Rionero Melfi. Noi di Spazio Melfi vi ringraziamo, appuntamento alla prossima.